Una cosa che mi sono sempre chiesta e molti mi chiedono, ma se io metto la pipetta piuttosto che il collare e lo lavo, l'efficacia continua o si riduce? Oggi parliamo con Christian di antiparassitari. Christian, quanti antiparassitari esistono? Poi ci sono naturali, no? Ci dici qualcosa di specifico? Ok, esistono tanti tipi di antiparassitari, dipende dal, diciamo, dove è abituato a stare il cane, se sta fuori piuttosto che in casa, e l'ambiente in cui vive e il luogo in cui vive. Sono luoghi dove esiste la leishmaniosi e posti dove la leishmaniosi è meno... Ecco, qua da noi è veramente una zona rossa. Una cosa molto importante, quando uno entra qua al pet store, ci sono tantissimi, ci sono le pipette, ci sono i collari, ci sono naturali, ci sono gli altri tipi. Come fa uno a sceglierlo e in base a che cosa si va ad orientare la scelta? Allora, innanzitutto bisogna valutare se il cane lo sopporta o non lo sopporta, perché ci sono dei cani che possono essere comunque anche allergici o intolleranti a questo tipo di prodotto, quindi un prodotto chimico rispetto a un altro. Quindi ci sono diverse marche, uno prova. In alternativa ci sono quelli naturali, che possono essere comunque sempre abbinati a un prodotto chimico, perché fungono da repellenti. Una cosa che mi sono sempre chiesta e molti mi chiedono, ma se io metto la pipetta piuttosto che il collare e lo lavo, l'efficacia continua o si riduce? Allora, indubbiamente quando si mette la pipetta il cane non va immediatamente lavato, bisogna comunque aspettare almeno una settimana prima di lavarlo. Io dicevo questo, Christian, perché siamo al mare, quindi molte persone lo portano in spiaggia. Certo, quindi mettergli la pipetta e portarlo subito al mare non, ecco, è quindi lo consigliabile, perché comunque la pipetta deve essere assorbita nello strato di grasso del cane. Quindi abbiamo capito che possiamo abbinare le due cose, collare più pipetta, dobbiamo aspettare naturale, naturale. Dobbiamo aspettare una settimana, almeno così, diciamo, il principio attivo fa effetto. E più o meno così a spanne, costano cari? 5 euro in su. L'antiparassitario, quello un pochettino più importante, è chimico, ha un costo relativamente alto, però dipende poi il prodotto che si prende, cosa si prende, si può anche comunque risparmiare su questo tipo. Certo, grazie mille, grazie per i tuoi consigli.